Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in questo nuovo piccolo video dove volevo andare a fare l'unboxing di questo mini ventilatore che ho pagato 9 euro su Amazon della CLS. È un mini ventilatore USB che spero dia una piccola svolta all'estate davanti al computer, ragazzi, perché si muore di caldo e quindi volevo andarlo ad aprire qui insieme a voi per vedere un attimino anche le prestazioni di questo mini ventilatore. Allora, vediamo un po'. Ovviamente spedizione di Amazon sempre impeccabile. Allora, peso è molto leggero, anche se non troppo. Vediamo un po'. Allora, nella scatola non c'è nient'altro se non questo foglietto che è una prova di acquisto con il numero. Ok, niente di che. La bustina. Possiamo togliere la scatola. Allora, mini ventilatorino molto leggero, ha un interruttore dietro, plasticosino, ma vabbè, ovviamente un aggeggetto da 10 euro, però sembra comunque ben fatto. Ha delle viti con cui possiamo andare ad allentare se vogliamo cambiare la posizione, anche se vedo che si può cambiare anche così, ruota rimane abbastanza stabile. Ok, andiamo a vedere un po' quanta aria fa, anche perché non dovrebbe farne neanche troppa, altrimenti non ci se la può puntare troppo in faccia, perché quando per esempio sto giocando ho un sacco gli occhi aperti e ho notato che ventilatori che mi buttano troppa aria mi danno fastidio. Quindi andiamo un po' a vedere questo ventilatorino effettivamente quant'aria produce. Intanto faccio vedere anche qui su questa telecamera di qua, mini interruttore, filo USB lungo tipo 1 metro, che è più che sufficiente comunque per un uso da scrivania. E vediamo un po' intanto se gira, che cosa fa. Sì, allora gira. Ragazzi, fa anche parecchia aria, devo dire. Fa parecchia aria. Mettiamolo per esempio qui. Ragazzi, è il giusto. Genera comunque una brezza che non lascia l'aria ferma avanti, come potete vedere se vi arriva aria adesso dal vostro schermo, potrebbero volarvi i capelli, ragazzi, perché effettivamente produce un bel po' di aria per essere una ventola USB. Diamo l'interruttorino dietro per fermarla. Sì. Ok. Quindi questo direi che dai almeno un po' il problema aria ferma avanti al computer è risolto e direi che li vale tutti 9 euro che costa, sperando che non si rompa, direi che è un oggetto abbastanza carino. Quindi per questo video unboxing è tutto, se vi è piaciuto lasciate un bel like e un commento, vi lascio anche in descrizione il link per acquistarlo, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.